ci sono dei luoghi in cui il rischio assembramento, tanto evocato in questa fase, la 2 dell'emergenza, quasi non esiste. Quegli stessi luoghi in cui l'obbligo della mascherina è un po' più gravoso. Ci riferiamo ad esempio ai piccoli comuni arroccati tra le montagne dell'Alto Molise, quel polmone verde che si estende dalla provincia di Isernia fino al confine con le province di Chieti e dell'Aquila e accoglie al suo interno paesi e paesini che svettano tra boschi rigogliosi solcati da ruscelli, verdeggianti praterie e aree destinate al pascolo. Per gli abitanti, ahimè pochini, di quelle piccole realtà, concentrarsi in grandi gruppi, creando pericoli sul fronte del contagio, è cosa oggettivamente complicata. E a proposito di complicazioni, portare la mascherina quando si esce di casa, immersi in quei grandi spazi e respirando aria tanto salubre, beh, sembra quasi un atto masochistico. Tuttavia, anche da quelle parti, la popolazione si è adeguata responsabilmente alle diverse prescrizioni imposte dall'emergenza. E quanto ci hanno detto alcuni abitanti di Carovilli, una delle perle dell'Alto Molise. Come ha trascorso questo periodo di lockdown in Alto Molise, nello specifico qui a Carovilli? Quanto è stato difficile, se lo è stato? No, qui a Carovilli è stata, chiamiamola una zona felice, anche perché la densità popolativa è molto bassa, quindi non abbiamo avuto i problemi delle grandi città, anche pensando che ci stanno case che hanno degli spazi propri, dei giardini, quindi la gente comunque è potuta uscire, ha avuto, diciamo, la sua libertà, sempre nelle ristrettezze che ci ha imposto il governo. La fase 2 è una fase molto importante perché potrebbero esserci anche nuovi contagi. Purtroppo non possiamo fermarci, l'Italia deve andare avanti. Vediamo cosa si può fare. Si vive in maniera molto corretta. Le persone sono state molto, diciamo, coerenti. Infatti non circolava nessuno, tranne per esigenze di farmacia, magari per la spesa, però per il resto un silenzio assoluto, purtroppo. Quelli che sono mancati sono stati i bambini, perché per 2 mesi non si sentiva nessuno, era molto triste. Si vive naturalmente come le altre parti, con la mascherina, con le distanze, con non affollamento, eccetera eccetera. Beh, come tutti, insomma, siamo rimasti rinchiusi nei nostri spazi, anche se abitando in un paese, in una città, magari all'esterno, non eravamo chiusi in un appartamento, diciamo così. Però Carovilli ha nella convivialità un suo punto di forza, e quindi interrompere il tessuto sociale, i rapporti sociali con i concittadini per tutti non è stato così semplice, e tuttora non è facile, insomma. Per fortuna noi abbiamo quest'aria pulita e abbiamo comunque quasi tutti quanti, abbiamo un po' di spazio intorno a casa, quindi bene o male ci siamo potuti muovere intorno alle nostre case, nei nostri giardini, invece di stare nei condomini e vivere in un appartamento, un mini appartamento. Qui abbiamo aria pulita e per fortuna è passato. Speriamo che adesso andrà in discesa e andrà tutto meglio per tutta l'Italia, speriamo.